Ciao ragazze, oggi sono qui in versione déshabillée, un po' da doccia, per presentarvi i nuovi prodotti Scrubbit, veramente veramente carini, mi ci sono trovata bene, se no non sarei qui a fare il video. Sì, intanto crolla tutto, ma è normale. Nel set completo ho ricevuto il guantino per farsi la doccia e rimuovere le cellule morte, questo bellissimo set con una spinetta rotonda. Questa un po' più aggressiva per le zone cattive. E questo per il sederino e la schiena, soprattutto che la schiena è ancora più scomoda da raggiungere. Invece con questo, da una parte e dall'altra, tipo elefantino di Dumbo. Dopodiché abbiamo un olio buonissimo per capelli o pelle. Se lo apro poi. Basta proprio poco poco. Molto corposo, quindi ne basta proprio solo una goccia. Abbiamo vari oli all'interno, abbiamo germe di grano, avocado, mandorle dolci, argan e jojoba. Altra chicca, la maschera all'argilla che forse riuscirà a togliermi i maledetti brufoli quando escono. Una maschera molto corposa, quindi mi piace molto. Splash. Così proprio li va a seccare, quei seccare. E dentro ho anche un piccolo scrub, ovviamente, perché Scrubbit cosa fai? Non è lo scrub. Quindi quando la rimuovi dopo 10 minuti ti fai anche un po' di removing. E mo' come me lo removing, però. Facciamo così. Ciao, più o meno. E il famosissimo, appunto, Scrubbit. Basta avere la pelle un po' bagnata. Adesso io uso tipo questo qua, ne prelevi un po', sa proprio di caffè, buonissimo, tanto crolla tutto, continua, e vai a massaggiare. Piace. E si può lasciare un po' da 10 minuti nelle zone più fastidiose, magari sulle cosce, le braccia, sto diventando adulta, le braccia. E rassodante e purificante per tutti i tipi di pelle. Qua c'è scritto che si può usare 2-4 volte a settimana. Io credo che 2 sia più che sufficiente, se no rischiamo forse di andare a togliere un po' troppo del sebo naturale della pelle. Però prodotto consigliato, Scrubbit!